Aluminio. Corona. Linguetta. Ci sono alluminio. Linguetta, un anello linguetta. Bello. Allora, volevo fare un saluto a un nostro iscritto che ci segue da Pechino, Vittorio Libro. Un saluto, ciao Vittorio, da questo mare stupendo. Vediamo cosa esce.
può essere una moneta. Può essere, ecco, moneta. Cinque lire, diciamo. Vediamo un po'. Sì. Cinque lire. Vabbè, una è uscita, eh. Qualcuno sembra moneta. Alluminio. Alluminio. Vediamo che non è alluminio, sia qualche bella moneta. Vendi, 20 centesimi, finalmente, con le 5 lire, 20 centesimi. Sì. Vedete che bel suono? Cosa c'è qua? Un euro! Sì, un bel euro! Rosso rosso! Vede? Ok? Ma qua! Che caffè? Un po' strano, può essere qualche euro ancora, eh? Tutto è possibile. Nell'occasione che sto scavando voglio fare ringraziamento a tutti i miei iscritti,
tutte 602. Grazie. Qualche centesimo. Infatti. Due centesimi. Due centesimi. Non è profonda, però non può essere neanche moneta. Ecco, guarda, guarda qua. Ho detto che non può essere moneta. 2 euro. 2 euro, Andrea, 2 euro. Buono, va, 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 ecco. Buono, buono, buono. Il suono è buono. Prima una bella moneta per 2 euro. Vediamo. Porcheria, un tappo. Vabbè, con questo ultimo ritrovamento io vi saluto, vi ringrazio tutti per la visione, grazie anche a mia moglie che oggi mi fa da cameraman. Un saluto a tutti, iscrivetevi al prossimo video, ciao a tutti. E infine, dopo i saluti, e infine, un video.